Salve a tutti, oggi un'altra catechesi sul Santo Rosario, brevi aneddoti che ci fanno gioire nello spirito. Ecco, sempre con me San Luigi Maria Ghignone Monforte e la Vergine Maria di Međugorje, Maria Regina della Pace. Non posso non parlare del Santo Rosario, perché come abbiamo visto l'altra volta, è uno dei rimedi dati dalla Madonna insieme al digiuno, ecco, per abbattere tutto il male che c'è nel mondo e per addirittura far cessare anche le guerre, pensate un po'. C'è quella bellissima preghiera, ora che mi sta venendo in mente, della Madonna di tutti i popoli, data durante le apparizioni appunto di Amsterdam, riconosciute nel 2003 tra l'altro dalla Chiesa. Ecco, quella preghiera: Signore Gesù Cristo, manda il tuo spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Questa è la preghiera che la Madonna ha detto, che sarà utilissima per il trionfo probabilmente del cuore immacolato di Maria, per dare la vera pace al mondo. L'altra volta si parlava della vera e della falsa pace. E il Santo Rosario, non possiamo non considerare quelle parole che udì il beato Bartolo Longo nell'Arpaia, siamo nel 1800: diffondi il rosario e sarai salvo. Oggi c'è un monumento che ricorda questa locuzione interiore. E lui cominciò ovviamente un'opera insieme alla moglie, poi, no? La Valle di Pompei, ecco, con il santuario, ecco, della Valle di Pompei, la Madonna del Rosario. Oltre a questo, non possiamo scordare Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, che un giorno ebbe una visione con queste parole qui. Io qui un libro di Padre Peter, sempre quello lì dell'altra volta, e guardate cosa vide in questa visione Madre Teresa di Calcutta. Gesù che dice: prenditi cura di loro, non avere paura, insegna loro la preghiera del Santo Rosario, che preghino nelle loro famiglie, tutto andrà bene. Madre Teresa di Calcutta è una di quelle che praticamente recitava il rosario in continuazione, parlava con te, smetteva e poi continuava in maniera continua, un'orazione continua. San Luigi Maria Ghignone Monforte, non possiamo non considerarlo, ha scritto un capolavoro sul Santo Rosario, Il segreto meraviglioso del Santo Rosario. Guardate cosa dice: l'Ave Maria è la rugiada celeste, rende l'anima feconda, essa è un bacio pulito e tenero che noi diamo alla Vergine Maria. Tanti hanno basato addirittura il loro pontificato sul Santo Rosario, Giovanni Paolo II, la sua preghiera preferita, ma tanti altri papi. Non si può essere santi senza la devozione alla Madonna e quindi senza la recita del Santo Rosario. E guardate a Fatima, la Madonna Lucia, Sor Lucia, pregate la corona del Santo Rosario ogni giorno, cosicché otterrete la pace e la fine della guerra. Il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio e il cammino che vi porta a Dio. Pregate, pregate, pregate tanto, pregate il Santo Rosario ogni giorno, sacrificatevi per i peccatori. Tante anime finiscono nell'inferno perché per loro nessuno prega né si sacrifica. Io sono la regina del Rosario, fate sì che il Rosario si preghi ogni giorno. Non possiamo scordare Natuzza Evora, che ha fatto costituire anche i cenacoli di preghiera. In ogni famiglia ci deve essere un cenacolo di preghiera. E attraverso il rosario si convertono le anime, si salvano le famiglie. San Giuseppe Cafasso. C'era una signora che stava pulendo praticamente il viale del suo paesino, ma non in un modo tradizionale con la scopa. Stava pulendo recitando il Santo Rosario perché c'era stato il giorno prima il carnevale. Quindi il santo praticamente la ferma e dice: che stai facendo? Sto pulendo la strada, recitando il Santo Rosario. Non possiamo quindi considerare Padre Pio, non considerare Padre Pio. Il superiore del seminario, quando era ancora seminarista, gli chiese: ma quante colonne del Rosario reciti? E lui: a voi non posso mentire, 34. Era ancora seminarista, poi sappiamo che arrivò a 200 al giorno. Insomma. Santa Teresa del Bambino Gesù, con il Rosario si può ottenere tutto. Guardate questa grande santa, come un bel dipinto è una catena che collega il cielo con la terra. Una parte si trova nelle nostre mani e l'altra nelle mani della Vergine Maria. Bellissime queste parole di Santa Teresina. Beethoven,
Il più grande genio della musica amava e pregava ogni giorno il Santo Rosario. Michelangelo, genio dell'arte, pregava la corona del Santo Rosario. Michelangelo. Ampère, uno studioso, lo sappiamo, lo conosciamo, pregava il Santo Rosario in chiesa ogni giorno. Mamma mia. San Vincenzo, e qui una bella testimonianza del Santo Rosario. San Vincenzo era andato presso un moribondo che non voleva saperne di confessarsi, era probabilmente in peccato mortale. Cominciò a bestemmiare quando San Vincenzo chiese la confessione. A un certo punto lui cominciò, il santo cominciò a recitare il Santo Rosario con molto fervore, quello cominciò a piangere a dirotto e chiese appunto di potersi confessare. Sono tanti gli episodi che potremmo raccontare benissimo. Un episodio che mi è successo a me a Međugorje, in uno dei miei gruppi, una persona che era indemoniata. Pensate un po', non era venuta fuori, non è, insomma, il demonio non era venuto fuori. Quando si è recitato le lodi, quando si sono recitate le lodi, quando si è partecipato alla Santa Messa, ma nel momento del Santo Rosario comunitario, mamma mia, si è scatenato. La potenza del Santo Rosario, che è l'unica arma contro il demonio, l'unica, significa che non ce ne sono altre, l'unica diretta contro il demonio, ecco perché. Insomma, la Madonna è la grande nemica del diavolo. Quindi, se noi leggiamo La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, che è un libro di Francesco Bamonte, che è uno dei più grandi esorcisti viventi, ecco, ci accorgiamo dell'importanza della Vergine Maria nella lotta contro il diavolo. Quindi, recitiamo il Santo Rosario nelle nostre famiglie per essere salvati da questi tempi difficili. È un compendio di tutto il Vangelo, proprio in quest'ultimo libro che ho citato prima. Chiesero al diavolo negli esorcismi, no? Gli esorcisti fanno anche delle domande, dice, è migliore il Vangelo o il Rosario? Allora, idiota, fu la risposta, idiota, è la stessa cosa, perché il Rosario è il compendio di tutto il Vangelo, perché attraverso la meditazione e la contemplazione dei misteri di Cristo con il Santo Rosario, ecco, noi è come se leggessimo e meditassimo il Santo Vangelo. Quindi approfittiamone di tutte le grazie che il Rosario può dare. Abbiamo visto anche insieme al digiuno, questo è il libro di Suor Emmanuel, un libro che io consiglio, come digiunare, come e perché digiunare, ecco, tutte le ricette anche per il pane fatto in casa. E quindi questi sono i due metodi, continuando il discorso precedente nell'altro video. Ecco, noi continuiamo con questa pratica del digiuno del Santo Rosario per avere la vera gioia, la vera pace in questo mondo e poi goderlo nell'altro. Facciamo una vita di sacramenti, ecco, utilizziamo tutti i sacramenti a nostra disposizione, che sono delle grazie, che sono dei doni di Dio, specialmente l'Eucaristia. Un abbraccio a tutti, una buona giornata.